Allora, questa decisione unilaterale della Pfizer ci preoccupa ovviamente e speriamo che sia davvero solo dovuta a quelle problematiche di produzione, di rinnovo degli impianti e non sia invece un qualcosa legato magari a una variazione o deviazione di destinazione di vaccini che dovevano e avrebbero dovuto arrivare in Italia secondo gli accordi. Di sicuro questo aspetto ha già dato addirittura nell'ospedale che dirigo, all'Istituto Galeazzi, qualche problema perché avevamo pianificato, prenotato un bel numero di vaccinazioni per completare, perché siamo davvero molto avanti nella campagna vaccinale che ci compete riguardo ai nostri collaboratori e abbiamo dovuto in qualche modo rallentarla. Speriamo si tratti solo di una defaillance limitata, perché se non dovesse essere così, davvero pianificazione, dimensioni, risultati potrebbero veramente andare a scivolare nel tempo e a ridurre l'efficacia e non dico l'utilità, ma lo risultato della campagna vaccinale in corso.